Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Arriva il bollettino del Ministero della Salute sugli aggiornamenti Covid-19 in Italia. Si registrano oggi 7.925 nuovi casi su 142.419 test con 329 decessi. Salgono purtroppo invece i ricoveri ordinari di 164 unità e quelli in terapia intensiva di 37 nuove unità. Sono stati quindi 142.419 i test tamponi molecolari antigenici effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività del 5,6%, mentre nella giornata di ieri era del 5,27%. Ieri infine i test erano stati 213.364, oltre 70.000 in più. Non positivo neanche il bollettino odierno Covid dell'unità di crisi regionale della Campania. I positivi del giorno infatti sono 994, di cui 36 casi identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 921 e sintomatici 37. I tamponi del giorno però sono soltanto 8.417, di cui 759 antigenici, per un totale positivi di 223.179, di cui 1.422 antigenici. I deceduti sono 8, dei quali 6 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di 3.765. I guariti invece sono 1.075 per un totale di 157.081. Parliamo anche del report dei posti letto su base regionale. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 97. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 e occupati 1.437. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri è intervenuto sull'aggiornamento Covid del weekend in Italia. Se ricominciamo a far finta di nulla, assistiamo a scene di folle, assembramenti, così come è avvenuto in tutta Italia, perderemo di nuovo il controllo dell'epidemia. Il virus non è affatto sconfitto. I vaccini abbiamo iniziato con uno schema che prevedeva oltre 28 milioni, adesso stiamo lavorando con uno che ne prevede 11, praticamente è oltre il 60% in meno. Avremo un incremento dei nuovi casi positivi fra 3-4 settimane, io sono per la zona rossa, in tutto il paese, fa eco anche Ricciardi, il consulente scientifico del Ministro della Salute. Il ritardo nelle procedure vaccinali si aggiunge agli assembramenti nelle regioni a fascia gialla, come è accaduto nel corso di tutto il weekend. Ormai l'andamento di queste epidemie è prevedibile, sarebbe importante evitare assembramenti, ma mi sembra evidente che semplici suggerimenti non hanno alcuna efficacia. Se a questo aggiungiamo che sono state riaperte anche le scuole, abbiamo la certezza di vedere presto un incremento dei casi, ha dichiarato. Io sono quindi per la zona rossa in tutta l'Italia. A febbraio e marzo saranno i mesi più difficili. A giugno saremo maggiormente al sicuro, ha concluso il consulente. Boom di prenotazioni al momento per i vaccini per gli over 80 in Campania. Alle 19 di ieri sera le richieste pervenute sulla piattaforma elaborata dalla Regione erano ben 23.000. La seconda fase della vaccinazione scatterà nella seconda settimana di febbraio e il percorso individuato tra Regione e Soresa procede al meglio e con pochi semplici passaggi. Dopo aver compilato la registrazione, infatti, arrivano a mail di conferma per la procedura da stampare e tenere con sé. Per coloro che hanno problemi a recarsi presso il centro vaccinale, la Federazione dei Medici di Medicina Generale ha diffuso una nota. Siamo i soli che possono dare capillarità alla vaccinazione, riuscendo a raggiungere anche quella parte di popolazione che ha grandi difficoltà nell'accesso alle strutture vaccinali. Siamo pronti a fare la nostra parte e per questo è bene che al più presto la Regione convochi un tavolo per passare a una fase operativa. C'è la necessità di coordinare e integrare con le piattaforme regionali l'attività di ricognizione prima e di somministrazione poi, portata avanti dai medici di medicina generale. Tornano in presenza anche gli studenti delle scuole superiori in Campania, con l'aggiunta di 9 linee di autobus con 450 corse in più, come ricordato tramite social dall'ANM. Non sono mancati caos e assembramenti all'esterno di alcune stazioni della linea 1 della metropolitana, soprattutto alla stazione di Piscinola, la periferia nord della città.
Il nostro impegno è massimo per garantire il rientro a scuola in sicurezza. Voi non dimenticate di indossare però la mascherina, ha scritto l'azienda napoletana Mobilità. Scuole chiuse intanto anche a Giugliano, Castellammare, San Gennaro Vesuviano e Qualiano. Chiusi i due plessi scolastici anche a Bosco Reale. Ingressi posticipati, uscite anticipate anche in questo momento di emergenza a Torre del Greco. A Napoli invece gli studenti del liceo Vittorini, nel giorno fissato per la ripresa delle operazioni liceali, hanno deciso di non rientrare in classe, ponendo l'attenzione sulla preoccupazione studentesca del pericolo contagio all'interno degli istituti. Quello che preoccupa è il sistema di trasporto pubblico e la mancanza di un periodico piano per effettuare i tamponi, spiegano. È prevista la presenza di un gruppo di studenti all'esterno del plesso anche nei prossimi giorni per spiegare le proprie ragioni, protesta che sarà probabilmente estesa anche ad altre scuole napoletane. Esonoto un maxi arresto questa mattina sull'asse Napoli-Palermo con 5 misure cautelari emesse dal GIP siciliano. L'indagine diretta dalla direzione distrettuale antimafia è stata eseguita anche dalla polizia con il fermo di un 39enne e di un 31enne. Disposti invece arresti domiciliari per un 33enne, un 49enne e per favoreggiamento sono stati disposti domiciliari a carico anche di un 26enne. L'inchiesta scattata nel luglio 2019, andata avanti fino a febbraio 2020, è nata dal ritrovamento nel rione Danisigna, Palermo, di due auto con all'interno circa 34 kg di hashish, 200 g di cocaina, metadone, alcuni grammi di marijuana e del materiale vario per taglio e confezionamento. La sera del 30 ottobre del 2019 i vari uomini hanno accompagnato e preceduto a bordo di un'auto con funzioni di staffetta l'uomo campano che proveniva da Napoli viaggiando a bordo di un'altra auto. L'uomo fu sottoposto a controllo in un vano nascosto e gli agenti hanno trovato circa 81 kg di hashish. Il trasporto della droga ha interessato tutta la banda che a Palermo era in attesa di ricevere le sostanze stupefacenti, spiegano gli investigatori. Nuovo aggiornamento della situazione Covid anche in provincia di Caserta, come comunicato dall'ASL locale. Nel primo bollettino di febbraio si registrano 67 nuovi positivi, 80 guariti e 2 decessi. I tamponi processati sono stati 747, per un tasso di incidenza alto dell'8,9%, in leggera discesa però rispetto alla giornata di domenica. Maddaloni resta l'unico comune con oltre 200 casi, 259. Segue poi Caserta con 167 e Marcianise con 161. Un polmone verde, giostrine per i bambini e due playground al servizio della frazione di Briano, ma anche di Sala, San Leucio e Baccheria. Un'opera importante di cui sono stato uno dei fautori e per questo motivo sono particolarmente felice di averla inaugurata con il sindaco Carlo Marino. Lo ha dichiarato il consigliere comunale Donato Tenga, delegato di zona a Caserta, commentando l'apertura avvenuta nel weekend dell'area verde attrezzato sorta in via Bartolomeo Sciascia a Briano, collegata con un passaggio pedonale con via Quercione. L'area verde si sviluppa al centro di un lotto di forma quadrangolare, con al centro un'area di forma ellittica in cui trovano posto i giochi e un vialetto perimetrale ad anello. Nell'area giochi sono collocate altalene con sedute miste, scivole e un castello, tutti realizzati in legno acciaio e plastica. Al di sotto dei giochi è stata utilizzata la pavimentazione antitrauma come previsto dalle vigenti normative relative alla sicurezza dei giochi. L'area playground, interamente recintata, consiste in due campi da basket corredati dalle classiche attrezzature per il gioco, panchine e con la messa a dimora al suo esterno di essenze arboree. La pavimentazione è realizzata con materiali sintetici su tappeto di asfalto. Il Napoli batte il Parma 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona. A decidere il match le reti di Elmas nella prima frazione al 32esimo e di Politano nel finale di gara dopo una rete annullata ai Ducali sull'1-0. Non una prestazione brillantissima per gli azzurri che tuttavia hanno conquistato 3 punti importanti per la classifica. La squadra di Gattuso rimane quinta alle spalle di Milan, Inter, Roma e Juve con una gara in meno. Ascoltiamo però proprio le parole di mister Rino Gattuso, che subito ha voluto parlare della questione rinnovo di contratto e ha... che palle! Ascoltiamo però le parole di mister Rino Gattuso, che ha voluto parlare del rinnovo di contratto e di qualcosa che non va nel rapporto con De Laurentiis.
Una risposta che mi è piaciuta molto. Non siamo stati belli da vedere, tecnicamente sicuramente abbiamo fatto non bene, ma mi è piaciuto lo spirito della squadra. Una squadra compatta, una squadra che ha saputo soffrire. Giocare col Parma non è facile, perché è una squadra tecnica. Quando gioca il Parma è una squadra ostica, una squadra fisica, una squadra che sui calci piazzati può mettere in grandissime difficoltà, sempre schierata, grande fisicità. E oggi la squadra mi è piaciuta a livello caratteriale, mi è piaciuta come ha tenuto il campo. Gli ultimi 10-15 minuti abbiamo cambiato modulo, ci ha dato dei vantaggi e sono molto molto contento. È quello che cercavo, quello che speravo, perché in questi mesi ci è venuto a mancare un po' di cattiveria, di stare là sul pezzo, di saper soffrire, e oggi l'abbiamo fatto, penso, abbastanza bene. Siamo una squadra tecnica, una squadra che, se va a vedere, siamo nelle prime posizioni sul palleggio, sulle occasioni create, e sviluppiamo una tipologia di calcio e abbiamo giocatori con caratteristiche ben precise. Dopo stiamo giocando da tantissimo tempo con un attaccante di ruolo che è Petagna, che ha acciaccato e stringe i denti, e nessuno di voi lo dice, perché Osimhen ha fatto 6 partite solo con noi, Dries Mertens è 2 mesi che non gioca, e capisci che non è facile, perché lei ha anche le altre squadre attaccanti importanti. Noi abbiamo tutti questi problemi, si gioca ogni 3 giorni, non è facile, stanno giocando spesso i soliti giocatori, perché in questo momento stiamo cambiando poco. E penso che quello che abbiamo fatto è giusto. Possiamo rammaricarci forse della partita con lo Spezia, potevamo avere 3 punti in più, perché era una partita che dovevamo stravincere. Però il percorso nostro è un percorso, penso che i nostri giocatori, per tutte le difficoltà che abbiamo avuto in questo momento, è un percorso molto molto positivo. L'Atalanta ha la capacità in un giorno di ricaricare le pile e di farti 6 gol. Una macchina da guerra, una squadra che è diventata una realtà del calcio italiano. Hanno giocatori che abbinano grandissima quantità con grande qualità, e sappiamo che abbiamo 2 partite in una settimana molto molto difficile, bisogna prepararle bene. Parliamo anche di Serie C, Girone C. Casertana scatenata nell'ultimo giorno di mercato, tante le operazioni ufficializzate dai falchetti. Iniziamo subito dall'arrivo in rossoblu del portoghese Matos, attaccante classe 2000, che arriva dall'Ascoli a titolo temporaneo. Sono felicissimo e orgoglioso che la Casertana abbia riposto in me tanta fiducia, commentato al suo arrivo all'ombra della Reggia. È una grande opportunità per fare ciò che è nelle mie potenzialità. Sono qui per aiutare la squadra e divertirmi giocando. Il campionato è ancora lungo per poter fare cose importanti. La Casertana ha dato già un segnale, facendo capire con gli ultimi risultati che è sulla strada giusta. Sono un attaccante che ama avere il pallone tra i piedi, giocare e fare gol. Non sono certo che uno che sta lì in attesa che arrivi un pallone giocabile. Sono dinamico ed amo sempre essere nel vivo dell'azione. In uscita invece risoluzioni consensuali con l'attaccante Lorenzo Cavallini, il difensore Carmine Setola e il centrocampista Alessandro Petruccelli. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, come ogni lunedì alle 21.30 una nuova imperdibile puntata di Zanzara d'Inchiostro. Invece appuntamento a domani mattina ore 6.55 con la rassegna stampa live di Teleprima. Buona serata.